Buongiorno amici miei, come state? Spero che state bene. Oggi invece vi porto con me al Lidl. Ho fatto un video non tantissimo lungo perché c'era troppa gente al Lidl e quindi vi faccio vedere anche le cose che ho comprato, i vari articoli che le vedo prima di tutto interessanti o scontati o idee regalo per bambini. Ho fatto la mia spesa tranquillamente e poi dopo vi faccio vedere tutte le cose che ho comprato. A me piace tanto venire al Lidl perché la vita è cominciata ad essere cara qua in Spagna, perché prima era molto economica. Io infatti al Lidl non venivo mai, venivo una volta ogni tanto solamente per curiosare nella zona dove ci sono articoli che mi piace tanto curiosare. Però la spesa io la facevo al Mercadona e al Consuma. Il Mercadona, per chi non sa, è una catena di supermercati molto famosa qua in Spagna, dove trovavi prodotti sottomarche che erano molto economici e anche di buona qualità. Adesso costano i prodotti sotto qualità, sotto marchio, non sono marche internazionali, ma sono marche di qua, che costano uguale alle marche internazionali. Quindi, tante volte, veramente senza esagerare, Lidl è diventato davvero molto più economico confronto a questi supermercati, che io veramente andavo con 50 euro, compravo il mondo. Adesso con 50 euro non ci fai assolutamente niente. E comunque il fatto che io comunque vivo da sola, ho solamente un ingresso, devo trattenermi e mantenere i costi abbastanza bassi per poter arrivare a fine mese come tutti, ovviamente. Io ho trovato delle mie tecniche che per arrivare a fine mese senza ammazzarmi. Ci sono vari metodi che con me sinceramente lo sto utilizzando da un po' e mi stanno funzionando abbastanza bene, quindi faccio una vita abbastanza bene, però senza esagerazione mangio, cioè, per carità di Dio. Però riesco a organizzarmi bene. Io calcolo tutto, tutto, assolutamente tutto per non avere sorprese, perché io capisco se ci sono due ingressi o due buste paghe a casa, si fa fatica, figuriamoci con una. Io non condivido la casa, non ho mai voluto condividere, perché qua a Valencia funziona tanto che le persone condividono un appartamento, anche persone adulte che lavorano, non solamente studenti, perché a Valencia sono aumentati tantissimo. Gli ultimi 3 anni gli affitti sono aumentati più del 30 al 40% confronto al 2016-2017. Sono appena tornata dal Lidl, mi sono cambiata, ho portato cane a fare la passeggiata, adesso svuotiamo la spesa. Ho speso 40, 46 euro. Allora, ho preso 2 barre di pane a 37 centesimi all'una. Aspetta che faccio vedere più che altro la roba che ho preso. Spugnette per lavare, io compro sempre questo qua dal Lidl perché costa 95 centesimi e tra l'altro buonissimo per il bagno, lo uso per i sanitari e molto disinfettante. Poi premi per cani, premi per cani, premi per cani, premi per cani. Poi ho preso il pomodoro, quello grande, perché poi li divido e li metto dentro delle barattole di vetro, che io li tengo tutti. Lo metto a testa in giù e si mantengono abbastanza in frigo. Ho preso il burro d'arachidi, questo qua dal Lidl, che sinceramente non l'ho mai provato la prima volta. Io faccio colazione con questo perché contiene molte proteine. Penne, che sono buoni questi, solo che sono aumentati di prezzo perché prima costavano 65 centesimi, adesso 1,25 euro, come la Barilla, cioè 20 centesimi in più meno della Barilla. L'olio 2,65 euro, peperoni 1,45 euro, avena 65 centesimi. Poi ho preso filette di gallinetas
Sono 10 euro il chilo, 11 euro il chilo, 3,82 euro, l'ho presa apposta perché sono dentro 4. Lo so che non devo, non compro mai schifezze, mai, ma ho voglia di mangiare qualcosa di schifoso. Avocado 2 euro, sono 3. Banane 1,39 euro al chilo. Pane di centeno che io faccio colazione 1,45 euro, 1,45 euro. Allora, il cioccolato 70% di cacao, voglio cominciare a prenderlo perché contiene tantissime proteine e mi fa schifo il cioccolato normale, figuriamoci il cacao 75%. Ho visto una ricetta, che poi vi parlerò, la provo prima, vediamo com'è, che aiuta a attivare il B12, queste cose qua. Se vi interessa io posso parlare e la provo e vi faccio vedere. Dunque, poi cosa che abbiamo preso? Barbabietola, che a me piace tantissimo, infatti oggi faccio pranzo con barbabietola e pesce, schifezze per soffocare, e yogurt greco. Io di solito prendo lo yogurt alla frutta, ma ho visto che l'ho aumentato tantissimo. Costava 1,97 euro, no, 79, adesso 2,09 euro. In cambio ho preso un bianco come mia vita a 1,39 euro. E lo provo, faccio vedere. Io questa qua l'uso sia come merenda, una parte per la colazione. E il mio scherevizzo. E la vascherì che è l'infanzia marocchina la vascherì. Ok, e ho preso le vitamine C, ho preso la sabbia per Mister Gatto, è l'unico posto dove costa meno, è al Lidl, costa 1,15 euro. E poi ho preso il latte di avena che costa 89 centesimi all'uno. Dunque, io lo prendo dal Lidl perché è l'unico posto dove costa di meno, da altre parti costa più di 1 euro all'una. Questa costa 89 o 87 centesimi, non mi ricordo di preciso, perché comunque io non mangio, non compro latte, non compro uova, non compro la carne per me. Lo compro per Cali, compro la carne macinata per farle il preparato. Infatti oggi dovrei prepararle la pappa per Cali. Io faccio la pappa fatta a casa. L'unica cosa che mangio per il momento è il pesce, quindi non mangio carne, mangio il pesce per il momento, che io voglio piano piano scalarlo, toglierlo. Come le uova, mi piacerebbe trovare un posto dove allevano l'Inghilterra per poter prendere le uova. E niente, io questa spesa per me è la spesa del mese. Mi manca l'acqua che lo prendo da un altro posto, che sono garaffe. Ho comprato l'acqua, ho comprato da Lidl perché non ho niente a casa. Di normale lo prendo da un altro posto che si chiama Cash, Economy Cash, che costa il bidone grande di 5 litri, costa 55 centesimi. Tra l'altro l'acqua è molto buona perché l'inci è buono. E là compro la salsa di pomodoro, infatti a Lidl ne ho preso solo una perché non l'avevo a casa. E compro i ceci che costano meno, e che più basta questa roba qua, perché comunque, come sapete, io, sapendo che non mangio la carne di pesce, cerco sempre di mangiare più sano possibile, per mantenere questo corpo. Non è semplice, non è così scottata, ma mi sparo tante di quelle pizze. Lavorando in una pizzeria è complicato. Comunque, bella gente, se vi piace questo video, se vi piacciono questi tipi di video, scrivetemelo, fatemelo sapere. Vi voglio un mondo di bene. Mercoledì a tutti. Ciao.